Buonasera e ben ritrovati a Ten to Ten, 10 domande lampo a scrittori e sognatori. Questo pomeriggio è con noi Isabella Sommati. Ciao Isabella, buonasera. Ciao Paola, grazie per tutto. Emozionata? Tantissimo, chi mi conosce lo sa tranquillamente. Sono già diventata un grosso peperone, quindi. No, dai, sì. Allora, Isabella Sommati, livornese di nascita, decide di vivere a Firenze per diplomarsi in graphic design. La passione per l'immagine e la comunicazione la indurranno a spostarsi a Milano, città dove attualmente risiede, svolgendo il lavoro di art director per clienti del mondo della moda e del design. Ha all'attivo più di 20 pubblicazioni e vince premi importanti. Espone in Italia, in Inghilterra, Stati Uniti, Spagna, Francia e Giappone. Isabella, la prima domanda, bomba. Cosa hai pensato l'11 settembre 2001? Allora, ricordarmi cosa ho pensato, non mi ricordo cosa ho mangiato ieri, quindi già questa domanda. Però sicuramente mi sono posta tante domande, ovviamente come un po' abbiamo fatto tutti, cioè cosa sarebbe stato da quel momento in poi la nostra vita, cosa sarebbe cambiato nei rapporti interpersonali, nella fiducia nel prossimo. E poi in quel momento avevo anche mio figlio che era piccolissimo, quindi diciamo che questa tragedia ha esasperato queste domande che si sono poste, come del resto sono le domande che ci poniamo adesso, dopo, in questo periodo post-Covid. L'incertezza è un cambiamento dei rapporti sociali. Che cosa cambieresti del tuo corpo? Tutto, tutto, No! guarda. No, allora io, da art director e poi fotografa, vorrei fare un collage di foto delle altre persone. Quello certamente, guarda. E sarei Via, via. bravissima. Terza domanda. Dio, ascolta, Dio gioca dadi con l'universo o no? Ti sei mai fatta questa domanda? Allora, questa domanda io non me la sono posta e non riuscirò mai a pormi perché non sono credente. Sono atea e credo che sia l'uomo a giocare con i dadi, col proprio destino. Che cosa è secondo te l'amore? L'amore è innanzitutto un concetto che è da capire, da comprendere, poi è un sentimento nobile, puro, però contemporaneamente è anche un'arma a doppio taglio perché ci tiene schiavi. Nel momento in cui amiamo qualcuno, che può essere una persona, può essere un ideale politico, può essere anche la propria terra, ci lega. E quindi cioè, noi facciamo delle rinunce, delle scelte, innanzitutto consapevoli, volenterose, poi anche delle rinunce. E ci lega, tutto ciò che ci lega, secondo me, è in antitesi con la libertà. E quindi quella libertà, l'essere libero, va a finire che non c'è. Rimane un po' quel buco nero che un pochino tutti noi abbiamo dentro. Quinta domanda. Sei su un aereo in piena turbolenza. A che cosa pensi in quei momenti? Questa è legata all'11 settembre. Allora, io come sono fatta io, che vado subito in panico, in confusione nelle situazioni di questo genere, la prima cosa che penso is be quiet, ossigena il cervello e ragiona, perché altrimenti veramente incomincio a urlare. Poi credo che ci sia un flashback, qualcosa. Ora, spero che non mi succeda mai, quello è certo. Facciamo un po' di dita Ma incrociate. no, ma solo una turbolenza. Panicata come sono. Bigiotteria vistosa o gioielleria minimale? Minimale, tutta la vita, minimale. Sì. Porto pochissimo, solo gli orecchini. Tutta più rossetto rosso, che per me è un gioiello. L'acqua, bene prezioso e valore inestimabile. Come spiegheresti ad un bambino che non va sprecata? L'acqua poi è un elemento che fotografo spesso che mi appartiene. Più che spiegare,
fare un dono a un bambino, nel senso, siccome appunto i bambini bisogna farli lavorare con le mani più che concetti, perché ovviamente un concetto dire è prezioso, non sanno neanche loro cosa può essere prezioso. Io darei un seme di una pianta che loro devono piantare, accudire, annaffiare, dosando ovviamente l'acqua che serve, e sicuramente quando dovranno nascere la piantina che ci sarà, capiranno la potenza dell'acqua, il valore, ma anche la potenza che noi siamo nati dall'acqua, e che l'acqua è una frase fatta, rifatta, però effettivamente è vita, e quindi va dosata, va secondo me protetta e anche osannata, non lo so, è come se fosse qualcosa veramente di prezioso, è preziosa. E restiamo nell'ambito dell'acqua, il mare, d'inverno o d'estate? Il mare sempre, è come un vestito nero, va bene su tutto, in ogni situazione, mare sempre. Poi in questo periodo di lockdown, cioè, proprio è una mancanza, tanto, tanto. Nona domanda, Isabella, Gauguin o Van Gogh? Io mi sento più affine a Van Gogh, perché Van Gogh era una persona tormentata dentro, e mi sento un po' anch'io come sempre alla ricerca di qualcosa che magari ho vicino, ma non riesco mai a capirla, sempre in questo tormento, e lui lo stesso era un po' tormentato interiormente, mi sento molto più affine a lui. Decima ed ultima domanda, Jazz, Just Another Stage. Ancora un'altra stanza, la tua altra stanza. La mia altra stanza è quella di cui ho perso le chiavi sicuramente, e che secondo me, sì, sono funzionaria. E secondo me ci sarebbe quella vita che avrei fatto se non avessi avuto troppo amore. Quindi il senso di libertà che rimane quell'aspirazione. Fantastica. Isabella, abbiamo terminato, hai visto? Niente paura. Abbiamo finito. Ten to Ten vi aspetta la prossima puntata con il prossimo artista, il prossimo sognatore. E Isabella, arrivederci. Grazie. Ciao. Grazie a te. Ciao Paola, grazie tante. Ciao.